canzoni irlandesi un po' nostalgiche, una delle quali continuava a cantare nel ritornello, si diceva Las Vegas is like Donegal, cioè raccontava la storia di un immigrato irlandese che era finito a lavorare nella costruzione di Las Vegas e mentre lui guardava il deserto sognava la verde Irlanda. È stata veramente anche quella una delle avventure più rocambolesche che ci possono essere state nella mia vita. Al di là di quello, il Donegal, così come quella fetta di Irlanda, la parte nord, è stata per me una rivelazione, come lo è tuttora adesso. Ci sono delle contee nel nord dell'Irlanda, come potrebbe essere il Donegal, ma come sono sicuramente la contea di Sligo e la contea di Leitrim, che solitamente non vengono proprio inserite nell'itinerario classico di viaggio in Irlanda. Ecco, io vi direi veramente, prendetevi 2 giorni in più, oppure cercate di ottimizzare al meglio i giorni e passate qualche ora almeno, o anche se fosse solo un passaggio on the road, cioè vedete voi, però passate per Sligo e passate per la contea di Leitrim. Fatevi questo regalo perché passando per Sligo, appena fuori città, troverete una piccola abbazia con un cimitero molto bello. Lì è sepolto William Butler Yeats. William Butler Yeats non è solo un poeta di quelli che trovi sul libro di quinta di letteratura inglese se fai liceo linguistico come ho fatto io. Yeats è veramente l'essenza stessa dell'Irlanda. Se pensate ad un gruppo musicale come i Cranberries, ad esempio, nel loro album Only to Argue, quello che li ha resi famosi, dove c'è la canzone Zombie e così via, c'è una canzone che si chiama Yeats Grave, che parla proprio della tomba di William Butler Yeats. Ecco, io sono stata a portare un fiore sulla tomba di quest'uomo perché è stato una di quelle persone, no, che nascono ogni tanto nei secoli, capaci di fomentare giustamente l'animo, no, dei propri connazionali e di fargli capire quanto importante doveva essere avere un'Irlanda ed avere un'Irlanda libera. Yeats ha scritto delle poesie che sanno veramente incendiare il cuore di bellezza, sia che le leggiate in inglese sia nella loro traduzione italiana. Dopo che le avete lette, provate a chiudere gli occhi ed immaginarvi ciò che vi ha descritto. Se vorrete, ci troverete dentro tanta natura. Chi vuole andare più a fondo ci troverà dentro tanta politica e tanta volontà di rivalsa, no, per il proprio paese. Però, passando attraverso una contea come quella di Sligo, solo passando attraverso una contea come quella di Sligo potrete capire quello che è stato Yeats e quello che è per l'Irlanda, William Butler Yeats. E lo stesso vale un po' con la contea di Leitrim. La contea di Leitrim è lì vicino, si parla sempre del nord dell'Irlanda, non dell'Ulster o Ulster, come dicono loro, ma proprio dell'Eire e della parte nord dell'Eire. E la contea di Leitrim è una sorta di Lake District dell'Irlanda, ci sono i laghi, c'è un paesaggio di quelli che non ti immagini che ci possa essere in Irlanda. E se volete avere un assaggio di quella contea, veramente andatevi a vedere uno dei film di Ken Loach perché si chiama Jimmy's Hall, la Hall di Jimmy, no? E racconta una storia vera e splendidamente messa in opera da parte di Ken Loach. Ken Loach è uno dei miei registi preferiti e in questo film è stato veramente magistrale anche nel raccontare la contea di Leitrim. Ecco. Quindi queste sono veramente altre parti d'Irlanda che io non mi perderei mai in viaggio e mi auguro che riusciate ad inserirle nei vostri itinerari e poi veramente venite sul blog, veramente trovate la mia mail, scrivetemi, raccontatemi, ditemi cosa ne pensate, anche se va fatto schifo, perché io sono sempre felice di poter avere una sorta di scambio, no, di opinioni con voi e mi fa piacere poter avere appunto un'opinione diversa su quello che per me è un posto magnifico, magari per un altro è un posto scemo. Io adesso vi lascio con una canzone, poi andiamo avanti con questo viaggio ipotetico sull'isola di Smeraldo. I didn't know at this time that you were on this side of the line. I wish I could.
eravamo rimasti, ah sì, eravamo rimasti che avevo lasciato all'interno della contea di Leitrim con quel film di Ken Loach. Già che siamo lì, facciamo un saltino proprio in quello che ho citato prima, ovvero l'Ulster, o meglio Ulster, come dicono gli irlandesi. L'Ulster altro non è che l'Irlanda del Nord, politicamente parlando, come tutti sappiamo, non è Irlanda, ma è Regno Unito. Il Regno Unito è Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, e comprende quest'altro regno che è l'Ulster, appunto, che ha come capitale Belfast e come seconda città Derry, o Londonderry, come dicono gli inglesi. Sicuramente, a prescindere dalla vostra età, avrete sentito parlare di quello che è stato il periodo dei Troubles. I Troubles si sono concentrati soprattutto negli anni 70 e sono stati non un periodo felice per l'Irlanda, insomma. Un paese diviso non è mai felice, un paese diviso manca sempre di qualcosa, anche se adesso, insomma, siamo sicuramente tutti più tranquilli, l'IRA, diciamo, non mette più bombe, fortunatamente, anche perché ci mancherebbero solo loro, visto il clima di terrore in cui viviamo e soprattutto che sentiamo quando viaggiamo. L'Irlanda è un paese pacifico, l'Irlanda è un paese tranquillo, che ha avuto un passato anche recente piuttosto complicato. Io quello che vi consiglio è magari di esplorare questo passato recente dell'Irlanda, magari andando a cercare qualche libro o di storia o comunque di geopolitica che vi racconti un po' cosa sono stati i Troubles. E a tal proposito vi raccomando un libro che altro non è che la traduzione dei diari di Bobby Sands. Bobby Sands è una figura fondamentale per la storia d'Irlanda. C'è chi lo considera un terrorista, chi lo considera un patriota, insomma si tratta di una persona che a modo suo ha fatto parte dell'IRA e negli anni 80, nei primi anni 80 se non sbaglio, ha iniziato uno sciopero della fame in carcere perché gli venisse riconosciuto lo status di rifugiato politico, no scusate, non di rifugiato politico, perdonatemi, ve l'ho detto le travegole stasera, ma di prigioniero politico. C'è un libro che si chiama Un giorno della mia vita, come autore c'è proprio Bobby Sands, e c'è la prefazione e la cura di una persona che conosce l'Irlanda in una maniera spettacolare e che soprattutto ha conosciuto da vicino la vicenda di Bobby Sands. Questa persona si chiama Silvia Calamati, è una responsabile di biblioteca a Vicenza. Io ho avuto l'opportunità di conoscerla quando andavo al liceo. Ho questo libro e l'ho letto e riletto 3000 volte. Lei ha raccolto quello che sono state le lettere, i diari di Bobby Sands, i suoi biglietti, e ne ha fatto questo libro. Un libro veramente ragionato, con una prefazione magnifica scritta da lei, e dove veramente si racconta quello che è stato quel periodo, si racconta chi era Bobby Sands, senza nessun tipo di interpretazione, perché quelle sono le parole dirette di Bobby Sands. Ecco, ho fatto questo preambolo perché un altro dei luoghi a cui non rinuncerei mai io durante un viaggio in Irlanda è proprio l'Ulster, cioè la città di Derry, così come la città di Belfast, che sono due città che sono enormemente cambiate dal periodo dei Troubles, veramente, ma che mantengono una certa identità ancorata forse a quel tipo di periodo, e che aiutano a capire molto di quello che è l'Irlanda e soprattutto del fatto che non ci dobbiamo dimenticare, in un periodo in cui c'è Trump che vuole tirarsi i muri, non ci dobbiamo dimenticare che ci sono ancora dei luoghi in Europa che hanno dei muri, e uno di questi è Belfast. Quindi, insomma, tante volte si fa presto a dire sì, ci dobbiamo proteggere qua, lo straniero, no? Io adesso non voglio scendere in opinioni politiche perché non è questo luogo. Però davvero, cioè, una città come Belfast e la sua storia aiutano un attimo a ragionare. Quindi io all'Ulster non ci rinuncerei proprio mai. Non ci rinuncerei mai nemmeno per la questione delle location di Game of Thrones. Adesso non so quanti di voi siano appassionati del Trono di Spade, comunque sappiate che gran parte della serie è tutta girata lì. Quindi, insomma, se volete veramente andarvi a vedere dei gran paesaggi, di quelli dell'Irlanda che vi spacca il cuore dalla bellezza, quelli sono da cercare sicuramente nell'Ulster, oltre che in tutto il resto dell'isola, cioè non voglio fare una classifica, però l'Ulster, cari miei, si difende alla grande. Quindi, diciamo, io è proprio lì che vorrei ritornare per poter vedere, insomma, quanto è cambiata quella regione, anzi quella provincia dell'Irlanda, insomma, quanto è cambiata in tutti questi anni in cui non l'ho più vista. E sinceramente da lì a Dublino il passo è veramente breve. Belfast e Dublino sono veramente vicine, e tornerei a Dublino per fare una di quelle cose che vi consiglierei di fare in tutto e per tutto sempre. Cioè, passate da Dublino, andate a Temple Bar, va benissimo, non ci andate, va bene uguale, andate in cerca dei pub in periferia, mi fa piacere, però se c'è una cosa da fare a Dublino,
quella è Seguire i passi di Leopold Bloom, ovvero L'Ulisse di Joyce. Libro difficile? Sì. Libro impossibile? Forse. Libro che va riletto più volte prima di poterlo capire? Sicuramente. Però esplorare Dublino seguendo i passi di Leopold Bloom è sicuramente un buon modo per approcciarvi, insomma. Io prima di salutarvi vi faccio sentire un'altra canzone, poi torno e vi dico un paio di altre cosine sull'Irlanda, giusto per capirci un po' su quanto possa essere bella quell'isola meravigliosa. Acting like it's nothing, but you're moving to LA. And I never cared much for the phone. It's 3 degrees outside, and I don't know what I'll do. If you're really leaving me alone. Put the green dress on tomorrow. Wear your blue jeans today. Tonight. I know that it's an offer that you can't refuse. And I am happy as your friend. So here's to new beginnings and all that lies ahead. But oh, you know me so well, why pretend? The green Ultime parole sull'Irlanda, poi prometto vi lascio andare a vedere Sanremo, eh? Stasera tutti davanti alla televisione per la seconda serata, oppure no? Io ieri me lo sono perso, mi sono andata a vedere Riccardo III di Ralph Fiennes al cinema, una gran roba, una gran figata, se vi piace Shakespeare andateci perché è tosta, ma è meravigliosa. E invece stasera sono qui, che registro il podcast, poi non lo so, mi avvolgo nella coperta, mi guarderò 3-4 puntate di Vikings, perché ormai non ne posso più fare a meno di quella serie. Comunque, tornando all'Irlanda, giusto in chiusura di questo podcast, quello che vi voglio dire è questo. L'Irlanda proprio è uno di quei posti che nell'immaginario collettivo del viaggiatore ci deve essere sempre. È come dire, ah, perché sono andato in Irlanda? Cioè, e non c'è niente di male in tutto questo, ve l'ho detto anche prima, cioè, spesso il luogo comune nel viaggio ogni tanto ci sta bene. Ho detto spesso ogni tanto nella stessa frase, sono bravissima a contraddirmi, perdonatemi. Comunque, quello che vi volevo dire è che siete voi che decidete quanto vi piace un posto, no? Io posso dirvi cosa detta il mio cuore, però è il vostro cuore che deciderà l'intensità, no, da dare a quel viaggio e soprattutto l'intensità del ricordo da portarsi a casa. Quindi caspita, leggete, esplorate la rete, trovate consigli, ma porco cane partite. Cioè, è quello che dovete fare, cioè non potete vivere basandovi sull'esperienza altrui, no? L'esperienza altrui può aiutarvi, cioè io sono ben felice, non scriverei un blog tutti i giorni se non fossi contenta di poter dare dei consigli di viaggio, di poter raccontare la mia esperienza e soprattutto se non fossi convinta che la mia esperienza può in un qualche modo, lo metto tra virgolette, aiutare qualcuno. Però caspita, siete voi che decidete l'intensità del vostro viaggio, siete voi che tornerete a casa e che avrete capito quanto l'Irlanda vi è piaciuta. Io sono convinta che l'Irlanda vi piacerà a bomba e non c'è dubbio, in questa veramente non c'è dubbio alcuno. Quindi, prima di partire, fatevi un bel regalo. Leggetevi, oltre al libro di Bobby Sands, che comunque non è un libro facile, è sicuramente un libro che parla di tematiche, insomma, un po' pesantine. Fatevi anche una risata. C'è un libro meraviglioso che la dice lunga su come è l'Irlanda e soprattutto su come sono gli irlandesi.